Salve a tutti amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video ricco perché parlerò di due calciatori. Uno già acquistato e ufficializzato ieri dal Milan, mentre l'altro ci arriveremo. Partiamo dalle cose ufficiali e partiamo da Marco Sportiello. Sportiello è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan, ha firmato ieri il contratto che lo legherà alla società rossonera fino al 30 giugno del 2027, parametro zero, arriva dall'Atalanta e sarà il secondo di Mike Maignan. Che dire ragazzi, acquisto obbligato, un acquisto che serviva, viste le prestazioni non entusiasmanti offerte da Tarusano in questa stagione. Eravamo tutti concordi sul fatto che il Milan avesse bisogno di un secondo portiere più affidabile, più pronto, e sulla carta Sportiello dovrebbe esserlo. Dico sulla carta perché poi sul campo non si sa mai, può succedere qualunque cosa, però sulla carta Sportiello dovrebbe essere un upgrade anche abbastanza netto. Operazione portata avanti per mesi dalla precedente dirigenza, portata avanti da Maldini e Massara. Ad un certo punto non si è saputo più niente di Sportiello, qualcuno pensava che potesse saltare, però alla fine, nonostante l'addio di Maldini e Massara, l'operazione l'hanno chiusa lo stesso e secondo me è stata una mossa molto intelligente. In primis perché, ripeto, prendi un secondo portiere che quest'anno ha fatto anche il primo a volte dell'Atalanta, un secondo portiere più affidabile. Prendi un secondo portiere italiano, proveniente da un vivaio italiano, quindi anche migliore di Tatarusano per il discorso liste. Ragazzi, operazione sulla carta, ripeto, perfetta. Cioè, sulla carta era proprio il secondo portiere che serviva al Milan. Quindi speriamo che tutto vada per il meglio. In bocca al lupo a Sportiello. Speriamo che possa fare bene, possibilmente in Coppa Italia o proprio in caso di turnover. Speriamo di non avere bisogno di lui per altri motivi, come è già successo in questa stagione, però. Vedo buon portiere, ragazzi, un portiere che ha avuto una carriera un po' strana effettivamente, perché a volte ha fatto il titolare, spesso è stato prestato, a volte ha finito per fare il secondo, cioè è stato un portiere un po' incostante effettivamente nel corso della sua carriera, però anche come caratteristiche di base un portiere che per il Milan dovrebbe essere giusto, cioè ha anche diciamo, la capacità di giocare con i piedi, ovviamente non è Maignan, però il suo anche da quel punto di vista riesce a farlo. Ripeto, sulla carta ci sono tutti gli elementi per far bene, tutti ci sono. Speriamo che vada bene. Beh, ripeto, benvenuto Sportiello e che dire, abbiamo il secondo portiere. Adesso passiamo all'affare non ufficiale, all'affare ancora non chiuso, all'affare ancora tutto da verificare, ovvero Luca Romero. Allora, la storia di Luca Romero è una di quelle storie che mi fa letteralmente impazzire in senso negativo. Perché dico questo? Ora, perché molti tifosi del Milan negli ultimi giorni sono, diciamo, impazziti per questa operazione. Spesso e volentieri queste cose capitano più su Twitter che sugli altri social, ma ho notato che anche su Instagram c'è qualcuno che si è espresso molto negativamente, con frasi del tipo: ma che lo prendiamo a fa', questo non ha mai giocato nella Lazio, è sempre stato in tribuna, a che cosa serve? Non ci facciamo niente. È un giocatore che non ti dà nulla. Il nuovo Halilovic. Qualcuno ha tirato in ballo anche il fatto del nuovo Halilovic. Bene, allora, questi discorsi, se stiamo a guardare il punto di vista tecnico,
potrebbero anche essere giusti, perché nessuno di noi sa che cosa farà Luca Romero al Milan. Non sappiamo neanche se rimarrà al Milan o se il Milan lo presterà a qualcun altro, perché udite udite c'è anche questa possibilità. Però la domanda che faccio io è: e anche sti cazzi, cioè ripeto, anche se si verificasse lo scenario peggiore su Luca Romero, no? Che questo si rivela proprio una pippa incredibile, non scende mai in campo, come dicono questi, diventa il nuovo Halilovic. Ripeto, e sti cazzi, cioè non è un giocatore che tu stai andando a pagare 20-30 milioni, non è un giocatore a cui tu stai dando un ingaggio fuori portata, è un giovane, un 2004 di 18 anni che il Milan sta acquistando a parametro zero con un ingaggio bassissimo. Cioè, per me è la classica operazione, ripeto, che è da fare a prescindere sempre, perché se va bene ci guadagni un giocatore magari importante, se va male non succede nulla, perché tanto è un'operazione low cost con un giocatore che di ingaggio non prende praticamente nulla per quelli che sono gli standard del Milan. Poi è chiaro, io vorrei lo stipendio di Romero, ci mancherebbe, però per gli standard del Milan è un giocatore che non prende quasi nulla, si può dire. Cioè, perché impazzire per questa operazione? Cioè, anche se si verificasse lo scenario peggiore possibile, cioè, non sposterebbe proprio nulla. Perché impazzire? Non lo capisco. Cioè, è la classica operazione win-win. Se va bene, bene. Se va male, amen. Non ci abbiamo perso quasi nulla. Cioè, il tifoso del Milan, cioè, ultimamente, ho come l'impressione che si attacchi veramente ad ogni cazzata pur di impazzire. Poi ripeto, Luca Romero è un giocatore che almeno dal punto di vista giovanile fino ad ora ha avuto una storia importante. Classe 2004, nelle giovanili del Mallorca si parlava di lui addirittura come un mini Messi, insomma, paragoni importantissimi. Poi ovviamente è andata in un altro modo, però ripeto, cioè, a 18 anni, cioè, ancora 18 anni, classe 2004, cioè quindi è un ragazzino che ha bruciato le tappe, perché Luca Romero ha di fatto bruciato le tappe, esordio nella Liga Spagnola a meno di 16 anni, ha fatto 2 anni nella Lazio in cui ha giocato poco, è vero, l'anno scorso ha fatto soltanto un gol, 21 presenze complessive in 2 anni, ma beh, siamo sempre lì, 18 anni, 18 anni, cioè questo è un ragazzino, cioè l'ha cominciata proprio adesso la sua carriera, cioè secondo me ci sono tutti i presupposti per valutarlo e sperare che possa anche andare bene. Chi lo sa, considerata l'età, considerato che è un parametro zero, considerato tutto, poi Sarri ne parlava bene, non l'ha fatto giocare molto negli ultimi 2 anni, ma spesso e volentieri Sarri ne ha parlato molto bene di lui. Cioè, quindi, ripeto, va bene, cioè, ripeto, è un'operazione che, viste le cifre, va sempre fatta. Tra l'altro, operazione che, ripeto, non è finalizzata a prendere un titolare. Cioè, sia chiaro quello, perché poi adesso in molti stanno impazzendo credendo che Luca Romero venga al Milan a fare il titolare. Io lo giuro. Lo giuro, cioè, se Luca Romero viene al Milan a fa il titolare, cioè, mi incazzo, è ovvio che mi incazzo, però, cioè, ho buoni motivi per credere che non sarà così. Poi è chiaro, se lui arriverà e inizierà a fare 40 gol, è chiaro che diventerà il titolare, ma sulla carta,
sulla carta non stanno prendendo Romero per fargli fare il titolare a destra, il titolare sulla tre quarti, lo stanno prendendo soltanto perché è un'occasione di mercato interessante che si potrebbe anche valutare. Cioè, è fine, cioè non c'è molto altro da dire, non c'è da impazzire. E tra l'altro c'è anche una cosa che ho verificato proprio in questo istante. Luca Romero ha lo stesso procuratore di Ante Rebic. Ora, chi lo sa, magari hanno anche fatto questa operazione per, cioè, diciamo, preparare il terreno per l'eventuale uscita di Rebic. Magari questa operazione è figlia di un qualcosa di più complesso, proprio studiato ad arte per far uscire Rebic al Milan e togliercelo definitivamente dalle scatole. Ah, ci sono tante di quelle cose che possono essere in ballo, che ripeto, cioè, però di negativo, onestamente, non ne vedo. Lo ripeto per la millesima volta. Se va bene, andiamo a guadagnare un top. Se va male, sti cazzi, perché costa talmente poco che sti cazzi. Detto ciò, vi invito a commentare qui sotto con un commento. Vi invito a commentare con un commento. Mettete like, iscrivetevi al canale, sempre Forza Milan, ragazzi, e ci vediamo sempre qui sul canale con nuovi aggiornamenti. Ciao!